andiamo avanti, che eravamo ancora qui con Mike che stava facendo, eh? Poi magari i collectibles li guardiamo al... Ok, questa è un'altra prova, diciamo, di quello che questo losco figuro sta facendo. Insomma, sta tenendo, credo, un po' di informazioni su quello che accade nei dintorni. E qua andiamo a scoprire che la porta è da prendere. Ok, non andiamo lì adesso, però. Prima abbiamo da fare altro. Allora, una cosa da fare è qui. E cioè aprire questo bel coso tenuto così bene, pieno di bella roba, e andare a dare questo al ragazzino, perché se lo merita, prima di tutto, ovviamente. Sì, poi c'è roba da guardare anche lì. Prima andiamo a dare l'osso al cucciolo. E perché, insomma, ci conviene, insomma, averlo come amico. Ecco, lui è contento. È sempre bello far contento un cane. Almeno un filino del tuo karma è stato ristabilito, Mike. Che sei veramente una persona fastidiosa. Ok, adesso andiamo a guardare qua. Che c'era qualcosa che c'era sfuggito. E beh. E qua vi ricorderete dove abbiamo trovato un altro sigaro prima, ma non c'entra Mike, quindi lui non lo può sapere. Credo fosse Chris o Ashley, non so, non mi ricordo. Chi è che era finito nelle miniere? No, forse era lui veramente. Mi ricordo più chi è finito, chi e dove, quando e perché. Ok. Qui c'era qualcosa di interessante, ma forse no. Mi ricordavo qualcosa, ma evidentemente ricordavo male io. Va bene, allora abbiamo aperto una porta. Perché non andare? Mi sembra il minimo. Adesso è possibile che questo capitolo finisca tipo nel giro di 2 secondi e che quindi io abbia spezzato i video per niente, però vabbè, pazienza, al massimo li rimetto insieme, non è un problema. Qua non c'è nulla. Vediamo qui. È da un po' che non troviamo dei totem. Facciamo il giretto anche qui prima di scendere, perché insomma mi sembra corretto farvi vedere tutta la location. Va, che bella. Mi sembrava che ci fosse qualcosa. Guardate lì, c'è scritto 1952. Tiriamo su e oh, sono i miracolati che non so, ma mica troppo. Che si sono salvati dalla miniera praticamente. Ecco qua, dovrebbe esserci un totem che predirà sciagure. Più o meno. Ecco questo vedremo se sarà possibile effettuarlo, perché è una cosa a cui tengo molto. Non so se è possibile. Mi sembra di aver visto qualche video su YouTube, su qualche gamer che ha cercato di tenerli tutti vivi alla fine. Questa è una cosa che per me non sarà un problema, perché anzi, ne abbiamo già ammazzato qualcuno, no, né? No, perché Jess non è ancora morta, quindi insomma siamo ancora indietro con la tabella di marcia. Abbiamo un sacco di cose da fare qui. Temo fortemente per Emily, perché Emily è difficile da ammazzare. Ci vogliono delle circostanze importanti. Allora, no, aspetta, prima vado di qua, perché lo so già che se mi infilo subito lì dietro poi mi combini qualcosa per cui io non posso più tornare e non so, magari mi perdo delle cose importantissime. No, ovviamente no.
Non mi perdevo nulla. Ok, tira su sta lanterna, per favore, che ogni... Ma tirala su! Oh. No. Si stanca col braccio. Allora, qui. Of course, locked. Ok, allora andiamo a vedere. Qui dobbiamo puntare e aprire, però facciamo una cazzata perché siamo stupidi. E quindi oh. Lo vedi che hai fatto una cazzata, Mike? Forse se ne è accorto anche lui. È finito il capitolo, ditemi che è finito il capitolo. No, adesso andiamo a fare belle cose qui con l'altro bel personaggino che abbiamo trovato in casa nostra, cioè in casa con gli altri mammiferi. E adesso finalmente abbiamo... Era bello sentire Matt lamentarsi. Bene, adesso siamo qua con questi due che vi metterete le mani nei capelli ben presto, non appena cominceranno a discutere tra di loro. Ah già, è vero che Josh è stato tagliato a metà, scusate, mi avevo dimenticato questa cosa. Lei sta parlando e io me ne vado per i fatti miei. Allora. C'è un po' di roba da controllare. Aspetta, Emily, per favore. Perché già non mi piace tanto avere il controllo di sto... Guardate le orme nella neve, mi piacciono tantissimo. Avere il controllo di sto tizio. Però ci tocca e quindi fammi fare il mio lavoro. Guardate che sto anche camminando svelta, eh. Sono loro che sulla neve fanno fatica. Oh, qua abbiamo trovato cosa? Oh, un barattolo di vernice. Ricordate tutte le scritte che uno si chiedeva, ma che chi cavolo ha scritto qua con la vernice in cima alla montagna? E lì c'è un barattolo che nessuno aveva visto prima, eh. Ok, e qua c'è un totem e quindi lo devo per forza raccogliere, scusatemi. Eccolo qui, questo è un totem di morte, mi pare di sì. Che è bello che lo raccolga lui. No, non è. Sì, forse sì. Sì. Guardate! voglio riuscire ad ottenere... Io questa morte non l'ho mai ottenuta. Matt, non mi ricordo, mi moriva forse in un altro modo. Non mi ricordo. Comunque quella lì è bella. E la vorrei ottenere. Adesso vediamo se riusciamo a fare qualcosa di buono con questi due. Oh, che culo. Sì, che bello. Dai! vi ricordate l'ascia che mancava nell'altro? Hai appena trovato un barattolo di vernice rossa, è inutile che la guardi come se fosse sangue, ragazzo. Oh, allora adesso le scelte devono essere fatte con cognizione. Non so, non mi ricordo più se devo darle ragione o se devo darle torto. That's great, Matt. I can just about fit my lip balm through that little slot. Come on. You will never fit through there, big guy. Ma hai qualcosa da per cui magari aiuti invece di rompere le balle? Distruggiamo la porta, perché okay, sennò non finisce più di lamentarsi, sta qui. Dai, forza. Just do it. Così. Non, i comandi sono un po' fuorvianti. Giù dovrei andare? Invece no, su, va bene. Se lo dici tu. Ok. Se con un'ascia penso che ce l'avrei... Ma non lo so se ce l'avrei fatta anch'io, perché non è facile proprio mettere mano alle asce. Sono belle pesanti. Esatto, infatti. Dai. Sentite che casino, mamma. Non si sentono neanche le loro voci.
not far, right? You can jump. Certo, sì, come no? Ma salta tu, scusa. Ma non ho capito, non sai cosa fare e devo rischiare il mio culo io. Aspetta, volevo andare a vedere di qua. Emily, non cominciare a seguirmi perché tanto non serve a niente. Sta lì e sta buona. Che magari trovo qualcosa di interessante che non ho mai trovato prima. No, va bene. Allora, purtroppo io qua non mi ricordo i butterfly effect. Li sapevo un tempo, ma adesso non me li ricordo più. E quindi andrò a caso, insomma, li farò o litigare o no, a seconda di come gira. Oh, qui ci sono un bel po' di... Mamma mia, nelle orecchie ce l'abbiamo tutto. Tutto il tempo nelle orecchie sta qui. Oh, allora, questo è importante perché dobbiamo sapere dove siamo. E sapere anche che quella lì è una torretta in cui si può andare a mettere in funzione la radio. Ma perché deve essere così fastidiosa? Lo sa solo lei. Oh, ti lascerei qua col tuo culo pesante. Quindi? Niente. Ah, ok. No keys, no cable car. Eh beh, mica te lo lascio lì. What about the fire tower on the map you found? Certo. What? I guess it's an option. Oh, maybe it has aspettate, allora adesso. Something. I mean, it would, wouldn't it? Probably, yeah. Matt, we gotta get to that radio. Adesso le dico di no. Disagree. I don't know him. Perché mi pare che questo sia importante. Agree o disagree è importante. Per una cosa che voglio fare dopo. Vediamo. For real, what is it with you and going back to the lodge? You just wanna hide out in your room and cry. E anche se fosse, non è che devo salvare te. Non è che ho degli obblighi. Ok, quindi abbiamo deciso di andare nonostante noi avessimo detto di no, perché ovviamente il gioco deve proseguire, però è importante che noi siamo d'accordo o meno. Oh, se ti levi, puoi levarti, per favore, Emily. Per una volta facciamo rischiare il culo a lei. Ok, vai, vai. Inizia tu. Che appena si leva poi vado anch'io. È finito. Non è che posso. Andiamo, forza. Look at this bad boy. You're coming with me, buddy. Sai, non è che ho molte altre just possibilità. On, eviterei però. Totally di qua. Ah, ok. Non l'ho fatta apposta, però mi piace lo stesso. Ho sbagliato, dovevo salvarla. E invece non sono stata in grado. Dai, forza. E sono costretto qui, perché sennò te ti avrei anche lasciata cadere. Però sono stata costretta a usare questi comandi. Lei non è contenta per niente che non sei riuscita a salvarla, ma non è che c'hanno tutti i riflessi pronti, Con me saresti proprio caduta, perché non avevo neanche la forza di tirarti su, quindi... Non te la prendere più di tanto, cara. Ok. You know, I'm lucky to be alive. Eh sì. No thanks to you. Beh, ma se c'hai i piedi che scivolano, non è mica colpa mia. I'll do better next time. I promise. I'll do better. Sì, infatti, speriamo che ci troveremo nella stessa situazione, no? Sei così simpatica. Non vedo l'ora di salvarti la vita un'altra volta, guarda. Ti è andata male che ci sono io ai comandi. Tu vai, vai, rincoglionita, che io devo fare un'altra cosa qua. Oh, giallo. Giallo, mi ricordassi che cosa vuol dire. Forse danger?
Ok, era proprio lì che... Ah no, guidance, ok. È proprio lì che vorrei arrivare. Adesso vediamo se... se riusciamo ad ottenere una cosa diversa da quella che avevo ottenuto l'altra volta. Cosa me lo chiedi a fare? Spiegamelo. Fatelo da sola, il piano. Dalla torre, rincoglione. Ah no, dalla montagna. Lei è un personaggio veramente di un fastidioso perché si lamenta per qualunque cosa, nessuno fa mai bene niente, ma allo stesso tempo non è che abbia delle soluzioni a portata di mano che siano migliori di quelle degli altri. Ecco, io già una persona così la lascerei esattamente dov'è, tu ti fai i cazzi tuoi che io mi faccio i miei perché non ti sopporto già più. Però in questo caso oggettivamente stanno insieme, quindi insomma se lui si facesse i cazzi suoi non sarebbe un grand'uomo. Ma non si spiega, vabbè sì si spiega perché si sono messi insieme, sono fastidiosi tutti e due. Ma in realtà Matt potrebbe anche essere un bel personaggio a fargli fare le scelte giuste. Io devo ammettere di non avergliele fatte fare in questo caso perché l'ho fatto un po' fastidioso fin dall'inizio. Forse è uno dei pochi che si salva, ecco. E qui, guardate un po' cosa abbiamo trovato dopo anni e anni, dopo tutte le ricerche che la polizia ha fatto, chi doveva arrivare? Lo stronzo a trovare il cellulare di Anna, no? No, Beth, scusate. Cioè, sì, evidentemente non hanno fatto un grande lavoro, pensa. Vabbè, noi abbiamo trovato questa cosa qui, ma in generale non hanno fatto un gran lavoro proprio per niente, perché poi troveremo altre prove interessanti che non si spiega perché i ragazzini trovano, mentre la polizia le ha lasciate lì. Considerando poi che non è che si parlava di persone morte, si parlava di ragazze scomparse, quindi dovevate cercare molto molto bene in giro. Allora, abbiamo un totem bianco? Che sarebbe? Ok, questo è interessante, sì. Fortune. Qui mi sa che... ma possiamo cambiarla questa fortune, perché al momento Ashley effettivamente ci aprirebbe la porta, ma c'è anche la possibilità di non fargliela aprire la porta a Ashley, perché se la trattiamo male... adesso mi occupo di tutto io, ragazzi, non vi preoccupate. Ok, c'è scritto Danger Cliff, ma è ovvio, cioè non è che ci voleva il cartello proprio per accorgersi che è un po' pericoloso stare lì. Va bene, torniamo indietro. E oh! Ma lei chiede sempre cose che... ma, che potresti scoprirti anche da sola, Basta aspettare e le risposte arrivano. Avrei tanto voluto, tanto, la scena in cui tutti stambecchi, cosa sono? Sì, saranno tipo stambecchi, perché, non so bene la razza, comunque, tutti gli animali li spingevano giù dalla cliff, ma non c'è quella scena lì. Ho provato, ragazzi, credetemi che ho provato. Guardate. Io non credo che sia possibile star così vicino a una persona anche che sta ascoltando la musica e, cioè, devi essere proprio tenebrata nei sensi per non avvertire la presenza di qualcuno così vicino a te, anche se non senti. E vabbè, comunque Sam praticamente sta facendo il bagno da 2 ore e un quarto. Sarai pulita, Sam, ti si sarà anche incartapecorita la pelle, adesso usciamo magari, okay. E ovviamente dobbiamo uscire con l'asciugamanino attorno al corpo. Che qui siamo tutte fighe. E dobbiamo mostrare pezzi e dobbiamo anche camminare così, farei notare, che è necessario per il gioco proprio. Va bene. Allora, questo asciugamano noterete col tempo che sta su per la grazia divina. E ovviamente, già che c'eravamo, abbiamo lasciato un calzino.
È anche brutto, tra l'altro. Io avrei cambiato i calzini così, che non sono belli per niente. Vabbè, comunque, non deve neanche Chris? essere tanto calda questa casa. Josh? Perché ci sono accese solo candele e non c'è altro. Ok, non so bene dove siamo adesso. Sì, aspetta, perché vorrei dare un occhio a qua. Allora, vedete che i palloncini ci indicano la via. Qualcuno ci ha lasciato dei palloncini da seguire. Allora, il palloncino indica di là e noi eravamo già andati di là. Però volevo essere sicura di non aver lasciato niente lì. Ok, andiamo. No? Siete spaventati? So, chiedo sempre per sicurezza, io ormai lo so a memoria. Chris? Ok, allora, Mike, aspetta, Emily? Prima di seguire il palloncino che ci dice di andare di là, really vorrei vedere hand, okay? Se ho dimenticato qualcosa da questa parte. No, E ci sono un sacco di lenzuola lì che potresti prendere volendo se hai bisogno di coprirti un po' di più. E comunque scalza deve fare un freddo porco, io mi sarei messa almeno il calzino. Va bene, il palloncino dice giù, andiamo giù. Can I have my clothes back now or am I supposed to hang out in a towel for the rest of the weekend? Towel it is then. Eh beh, non è che c'è molta altra speranza al momento. Andiamo a vedere se c'è qualcosa che ci è sfuggito. No, questo l'avevamo già visto. Ma nel frattempo sono state accese tutte queste candele. Allora andiamo giù, visto che il palloncino dice di andare giù, seguiamolo. Io non avrei mai seguito niente del genere, ma assolutamente no. Però lei giustamente non è che ha padronanza della casa, non è sua, e in più ha anche un asciugamano per vestito. Oh, la cinema room è qualcosa di fenomenale. Quello è il mio sogno segreto, è di avere una casa con una stanza così nella mia vita quando sarò ricca. Tra l'altro ha film belli attesi. Oh, e qua di nuovo con l'enigmista. Psycho si chiama. Giustamente, il suo nome. You're only going to see what I want you to see. Okay. And I have quite a lot to show you. What is going on? Open your eyes. Ascolta, invece di vedi, è un guardone. Essenzialmente. Beautiful, isn't she? A beautiful bathing bird. Do you think she has any idea what lies ahead? Do you think these were the last happy moments of this creature's life? Showing this to me. Why are you watching? Mamma mia. Oggettivamente meno male che ha chiuso Josh! La porta. Se no sarei andata. I'm going to give you 10 seconds. Ha registrato tutto? Adesso dobbiamo scappare, non so se ce la farò a farla scappare. Aiuto. No, tiriamo un vaso prima di tutto. Tiralo, aspetta. Mi dà quelle 6-7 ore per farlo, perché lo sa che sono cominciata male. Vedete che i comandi sono rimasti quelli che avevo messo all'epoca. No, giampiamo, perché sennò... Vai, perché tanto nasconderti non serve a niente. Ok, adesso dobbiamo fare una serie di scelte che sinceramente io non ricordo che servano a qualcosa. Però facciamola scappare. Così. No, in realtà se non scappa ci sono altre opzioni. Qua lei non sa che c'è la mazza da baseball, quindi è inutile anche cercare di nascondersi. Perché sì, c'era la cosa della calamita. Notate che zoppica anche, eh? Are you kidding me?
go! Tiralo, tiralo, tiralo. Ok, è cascata la... è cascata la maniglia. Adesso la infiliamo. Ok. Va bene. Questo l'abbiamo fatto. Non so, non mi ricordo bene se... se il fatto di farla salvare, diciamo, in questo senso, ha poi un riscontro positivo più avanti. E non so neanche se abbiamo già concluso, se dobbiamo andare avanti a fare questa cosa. Credo che ci sia ancora da scappare. Vedi che metterti un... diciamo che ci nascondiamo. Ah, mi sa che adesso c'è da tenere fermo il coso e non sono in grado di farlo. Aspetta, aspetta. Aiuto. Andrà molto male. Andrà molto, molto male. Soprattutto perché sto parlando. Ah, no. Ce l'abbiamo fatta. Oh, se l'è persa. Fuck. Se l'è persa, cioè bastava mettere la testa un po' più infilata dentro il coso. Ma perché ne sudare? Io vorrei capire questa cosa. Questo capitolo è stato lunghissimo. Adesso vediamo il dottor Hill cosa ci chiede. Ma perché è tornato così bello il tuo studio? Beh, ho sbagliato qualcosina. Causes things to change. Ce l'hai con me? Yes. Oh, the good work. I did explore the vediamo, source vediamo. Of and you've just gone and used it for ill. You're overwhelming a failure. You've turned it against these people who use it desperately want to torment. Has it been worth it? Ma ancora no, perché nessuno è morto, però col tempo ce la possiamo fare. Si è spaventato perfino il dottore, che in teoria non dovrebbe spaventarsi. Va bene. Ok, abbiamo fatto un bel passo avanti. Aspettate, direi di chiudere qui, in modo che la prossima volta ricominciamo dal previously. E ci vediamo appunto alla prossima. Ciao.